Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Sta per partire una nuova edizione dell'Isola dei Famosi ed un ex allievo di Amici ha detto la sua sulla partecipazione al reality. Vediamo insieme di chi si tratta. Manca pochissimo alla prima puntata dell'Isola dei Famosi. Il reality, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 da lunedì 8 aprile 2024, vede alla conduzione la grande novità di questa edizione. C'è stato infatti un cambio totale dei conduttori che ha visto la promozione di Vladimir Luxuria come presentatrice. Accanto a lei, nelle vesti di opinionisti, ci saranno Sonia Bruganelli e il giornalista Mediaset, Dario Maltese. Direttamente dalle spiagge dell'Honduras, non troveremo più Alvin ma la nuova inviata Eleonora Casalegno. Ma chi saranno i concorrenti? Per questa nuova edizione, sono 13 i partecipanti che sono stati già ufficializzati dal programma attraverso i profili social. Si tratta di alcuni molto noti al grande pubblico, come il ballerino Samuel Peron, Matilde Brandi, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Marina Suma e Valentina Vezzali. E altri meno noti. I fan dell'Isola dei Famosi, guardando le puntate e il daytime, faranno la conoscenza di Mae Haynes, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio. Pronti a dare spettacolo sono anche Aras Senol, Arthur Dainese e Luce Caponegro, Selen. Isola dei Famosi, un ex allievo di Amici parla di una sua probabile partecipazione. Nel corso delle puntate potrebbero fare il loro ingresso altri concorrenti, un po' come è avvenuto al Grande Fratello. Al momento non sembra esserci nessun ex allievo di Amici nel cast. Nelle scorse settimane si era infatti diffusa la notizia di due cantanti, lanciati dal talent di Maria De Filippi, che avrebbero partecipato ai provini dell'Isola dei Famosi e chiesto di partire per l'Honduras. Si trattava di Albe LDA, figlio di Gigi D'Alessio, che hanno anche scritto una canzone insieme. Albe però ha smentito categoricamente una sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Sul suo profilo X, ex Twitter, ha comunicato ai fan che non parteciperà al reality, né ora, né in futuro. Parole brevi e concise che sono arrivate dritte ai suoi follower anche perché scritte in maiuscolo, non vado alla CA di Isola dei Famosi. Non vado. Nel frattempo comunica a tutti l'uscita di un suo nuovo pezzo. Albe quindi non seguirà l'esempio di Megan e Maddalena che abbiamo visto a Pechino Express. Le due ex ballerine di Amici sono infatti una coppia del programma che porta personaggi del mondo dello spettacolo a girare il mondo con solo un euro. Il cantante è molto concentrato sulla sua musica che ama condividere con i follower.